Buongiorno, quanto accaduto ieri sera in Europa, dove non si è raggiunto l'accordo per l'emissione di eventuali corona bond anziché l'uso del MES, evidenzia come la situazione sia ormai allo scontro frontale fra paesi del nord Europa contro quelli del sud Europa, Italia compresa. Oggi in tanti opinionisti, economisti e quant'altro stanno mettendo in evidenza come non può esserci un'Europa unita se non c'è solidarietà. Peccato che questo discorso non venga fatto all'interno del nostro paese, perché oggi la Lega si lamenta, ma anche in precedenza si è lamentata spesso di questa diversità di trattamento tra nord e sud Europa. Ma in realtà nella nostra nazione vengono applicati gli stessi schemi da sempre, nord contro sud, un nord tutelato, un nord sovvenzionato, un sud abbandonato come un peso a se stesso. Lo vediamo anche in questi giorni, voglio dire, in campo sanitario. Oltretutto, questi aspetti vanno anche a ripercuotersi, perché poi vedremo come finirà. Adesso sono state date le 2 settimane di tempo per trovare una quadra, un compromesso che probabilmente verrà trovato, credo, vedremo. Però, voglio dire, questo discorso ovviamente andrà ad impattare su tanti aspetti della nostra vita e anche sui finanziamenti, sui fondi UE, Unione Europea, che arrivano praticamente come risorse nei confronti anche del nostro Mezzogiorno. Ad esempio, c'è un problema di spostamento di fondi con una rimodulazione delle risorse a danno del sud verso il nord. Perché ricordo che tra l'altro il patto di stabilità non è stato annullato, è stato semplicemente sospeso. È chiaro che, voglio dire, a questa possibilità bisogna opporsi con forza, soprattutto ricordando i dati, quelli dati da Eurispes, che nel suo ultimo rapporto 2020 certifica come dal 2000-2017 al sud siano stati sottratti, per essere mandati a nord, ben 840 miliardi di euro negli ultimi 17 anni, e poi, cioè fino al 2017, poi la cosa sta continuando anche in questi anni. Non c'è questa possibilità perché il Sud è già ridotto allo stremo, e questo si vede anche in questa emergenza coronavirus, si vede anche nelle parole dei governatori della Puglia e della Campania dei giorni scorsi, che hanno denunciato come ogni tipo di risorsa economica, tamponi, reagenti, ventilatori polmonari, va verso la Lombardia e al Sud non arriva praticamente nulla. Quindi è chiaro che tutti quanti ci auguriamo, ci mancherebbe altro, che l'epidemia possa essere contenuta e non arrivi mai con l'impatto che si ha in Lombardia al sud, ma nel caso, voglio dire, il sud a questo punto ha il fianco completamente scoperto. Quindi, se ci deve essere solidarietà fra cittadini europei, tra nord e sud, non possono esserci cittadini di serie A e cittadini di serie B, altrettanto dicasi ovviamente all'interno del nostro paese. Su questi ragionamenti, che appunto partono a livello europeo con le varie regioni europee, le regioni più virtuose, le regioni meglio amministrate, più ricche fondamentalmente, perché di questo parliamo, è un discorso appunto che parte a livello europeo già alla fine degli anni 90 e che oggi, con questa crisi europea, che vedremo come va a finire, deve necessariamente trovare, anche per quello che si è evidenziato in Italia con la crisi della sanità, soprattutto in Lombardia, questa eccellenza che poi nella realtà dei fatti sta, voglio dire, collassando purtroppo, le privatizzazioni vanno assolutamente fermate e va riproposto un coordinamento centrale, va riproposto un investimento importante per quanto riguarda la sanità pubblica. Questi discorsi poi di spostamento fondi e quant'altro riguardano soprattutto, questo nello scontro che c'è stato anche ieri sera, il finanziamento di aziende, commercianti, artigiani, chi più ne ha più ne metta, nei confronti all'interno dello Stato nazionale, che più o meno tutti sono o saranno impattati purtroppo da questa emergenza coronavirus. Ricordo che l'altro ieri il Congresso americano, con una decisione bipartisan, ha
votato per voglio dire, il sussidio di 1.200 dollari, quindi poco più di 1.000 euro, per ogni cittadino americano, garantendo il posto di lavoro e lo stipendio alle famiglie per 4 mesi, alle famiglie dei lavoratori. Bisogna fare così nel più breve tempo possibile anche in Italia, nel più breve tempo possibile assolutamente, perché le persone, e già se ne vedono, voglio dire, le prime avvisaglie, non stanno chiuse in casa, giustamente, ma non hanno più soldi, hanno esaurito, soprattutto al sud, ma non solo al sud, anche al nord, i soldi, perché erano già venivano da tanti anni di austerità, voglio dire, i territori sono deprivati, i risparmiatori ormai purtroppo hanno dovuto spendere tanto di quello che avevano e ormai non ci sono più risorse. Quindi bisogna provvedere al più breve tempo possibile, perché altrimenti, oltre al coronavirus, potremmo avere, speriamo di no, altri tipi di problemi, come si è già visto in alcune città anche ieri. Su questo punto, quindi questo dello spostamento delle risorse, ricordo che abbiamo lanciato una petizione che si chiama appunto Spostamento Fondi Unione Europea, Nessuna Rimodulazione e Risorse a Danno del Sud, che potete trovare anche su Transform, su questa pagina FAN, qualche giorno fa è stata condivisa, ed è rivolta al ministro del Sud Peppe Provenzano, proprio per evitare, voglio dire, che il Sud, che già è nelle condizioni che dicevo prima, possa realmente collassare. A questo proposito, e chiudo, voglio ricordare lo spostamento, quello che è tanto criticato, in parte giustamente, nessuno dice il contrario, di cittadini meridionali dal nord al sud. Intanto, per prima cosa, bisognerebbe interrogarsi come mai tanti meridionali sono al nord. Questa è una cosa che va avanti dall'Unità d'Italia e non ha mai scandalizzato nessuno, invece è uno scandalo. E questi cittadini, appunto, come dicevo prima, si possono in parte essere trovati nelle condizioni, casomai con un lavoro precario, casomai con la ditta che ha chiuso momentaneamente, speriamo, e si trovano le condizioni di essere casomai in una casa in affitto, non avere alcuna risorsa, essere nel disagio più assoluto, nel dramma. Ecco che allora si può capire come mai c'è questo ritorno verso sud. Lo stesso vale per gli studenti, lo stesso vale, e anche qui bisognerebbe aprire tutta una serie di paragrafi, lo stesso vale per i malati, perché c'è anche l'immigrazione sanitaria, i parenti malati non di coronavirus, i parenti che li assistono al nord, insomma una situazione che chiaramente non è facilmente giudicabile. La Lega, che adesso sapete con la governatrice Santelli fa parte della giunta regionale calabrese, ha proposto di rimandare giù tutti i meridionali. E visto che la governatrice Santelli aveva, tra virgolette, chiuso le frontiere, tra virgolette, della Calabria, si sono opposti contro questa decisione della Santelli, dicendo no, tutti i meridionali, calabresi in questo caso, devono tornare al sud e tutte le relative spese di sostentamento deve pagare la regione Calabria. La regione Calabria è la regione più povera d'Europa da anni e anni. Come dicevo prima, il Sud ha subito nel complesso un furto di più di 840 miliardi di euro a favore e a vantaggio delle regioni del Nord, che adesso chiedono anche l'autonomia differenziata. Ma com'è pensabile fare una cosa del genere? Deve essere lo Stato nazionale a pensare a questi aspetti. Ecco perché l'aspetto europeo non è del tutto indifferente. Ora, cerchiamo, voglio dire, da questa emergenza, insieme ad altri aspetti, cerchiamo anche un attimo di trovare un po' più di logica all'interno del nostro paese. Non ci possono più essere cittadini di serie A e cittadini di serie B. Bisogna ripartire con una coesione nazionale, un'unità nazionale, una solidarietà soprattutto nazionale, che è sempre mancata, soprattutto da quando c'è la Lega Nord, soprattutto negli ultimi 25 anni, soprattutto con questa richiesta che ancora i governatori del nord, di queste regioni tra virgolette secessioniste, continuano a chiedere. Anche ieri Zaia, ieri sera su Rete 4, non è più possibile andare avanti con queste logiche né in Europa e nemmeno ovviamente in Italia. Vi saluto, in bocca al lupo,
a tutti e a tutte. Arrivederci.